Nicola, ma facciamo una domanda. Nel 2013, anzi a pochi giorni, 2014, che senso ha fare ancora un CD, fare musica in questo workflow di informazione? Cioè, non siamo già bombardati da tante comunicazioni? Che vuoi? Che bello hanno? Perché non c'è senso? No, ma io lo faccio proprio per un senso egoistico. Nel senso, lo faccio per me perché vado a suonare, quindi non. Sì, in effetti non ha senso. Sono d'accordo, tant'è vero stasera tu c'eri. Ho invitato le persone a non comprare il disco. E quindi da questo dovremmo un attimo capire tutto. Lo faccio per me, per divertirmi, sono papà. Sono uno che non esce neanche tanto. Non esce neanche tanto. Quindi ti lascio immaginare. Lo faccio proprio una forma di. Per me. È il mio giocattolo. Diciamo la musica quindi come attivatore di relazioni. Assolutamente sì, ci sono persone che il mercoledì, ogni mercoledì vanno a giocare al calcio, la partita al calcetto, poi a mangiare la pizza. Non dico che è proprio così, però a questo senso, anche per dare un po' continuità a quella che è la mia passione da tanti anni. Ecco, lo faccio davvero per me, non senza troppi vezzi. Oltre alla musica, qual è la più grande passione? Mamma mia, non lo so. Ah, la cucina. Quindi potremmo tornare al discorso del raviolone, ad esempio. Qual è la ricetta che farei in questo momento? Esatto. Farei questo, ne abbiamo parlato prima, che tutto questo viene da un discorso fatto prima. Proporrei questo raviolone all'interno ricotta e cimi di rapa, sai, quella sorta di cremina, anche un pistacchetto tritato e fuori il baccalà al latte. Fuori intendo, il tutto andrebbe condito con questa salsa al baccalà al latte. L'altra variante che è più terragna e c'ha più il sapore dei nostri nonni, e lo proporrà il buon Nino Galdieri che ci ha ospitato stasera, sarà appunto il raviolone invece con il ragù. Con il ragù alla Galdieri, che tutti conoscono, è servito in tutti i ristoranti anche della zona. È un ragù che ci vuole una nottata per prepararlo. Una nottata è un classico di Nietzsche. Sì, è certo, un classico di Nietzsche. Magari, non lo so. Non è la condizione? Sicuramente. La cosa importante è che nel frattempo dietro di noi c'è il carnevale di Rio. Brasi. Il raviolone del Brasil, il raviolone del Brasil, il raviolone del Brasil. Compratevi Viola, l'ultimo CD di Nicodemo. Compratevi Raviola, l'ultimo piatto di Nicodemo. Compratevi tutto. Non compratevi niente.